Accantonate per il momento le polemiche politiche dell'ultimo periodo, si torna a parlare di proposte nel Movimento 5 Stelle. Il passaggio dell'alta velocità a Pompei è stato l'argomento centrale di un dibattito che si è svolto nel comune vesuviano. Servirebbe il potenziamento dei trasporti esistenti nell'area, dice il Movimento 5 Stelle, e non, come prevede invece il progetto del governo, una nuova linea ferroviaria utile ad aumentare solo il tanto veloce quanto antieconomico turismo mordi e fuggi. Pompei, la nostra idea di turismo nell'area UNESCO, il titolo dell'incontro promosso, incentrato sulla realizzazione del nuovo hub ferroviario della cittadina degli scavi archeologici. Ad alimentare il confronto tra cittadini ed esperti del settore, alcuni portavoce del movimento intervenuti, tra questi il parlamentare Luigi Gallo ed il consigliere regionale Tommaso Malerba. Il scopo della Buffer Zone UNESCO è trattenere il turista nella zona che va da Portici a Castellammare di Stabia, tutti i comuni vesuviani che sono pieni di reperti archeologici. Lo scopo invece dell'hub del governo non è questo, è quello di portare il turista più velocemente possibile a Pompei per poi riportarlo subito a casa in un turismo mordi e fuggi. Noi qui oggi ascoltiamo gli esperti del settore e partiamo dai cittadini, un esperimento di democrazia diretta vero, dove il Movimento 5 Stelle non viene a chiedere i voti sui territori, ma viene a chiedere le proposte da portare in Parlamento, in Europa e in Consiglio regionale. E oggi si parla di un hub e quindi di trasporti. Noi crediamo che Pompei, pur essendo il terzo sito al mondo visitato e patrimonio dell'UNESCO, questa intera area, cioè il miglio d'oro, questa filiera di beni culturali, vada messa a sistema, perché non possiamo tagliare fuori tutto questo pezzo che pur racchiude al suo interno beni culturali, seppur di minore entità, ma di grande valore e di pregio storico.